Mamma mia, che stox quelli di oggi, Peppe. Dai, è un po' di rimpianti, eh. È un po' di rimpianti. Ah, fanina. C'è qualcuno che glielo dice anche durante le partite. Durante le partite si provoca. Tanto a attaccarmi, mi fa sente freddo. Così. Comunque. Però gli stocks salgono, salgono, eh. No, vabbè, oggi ho giocato proprio male, quindi. Ha giocato bene Gnomo, Sorce. Che lui lo critica sempre, poi gli ho detto. No, vabbè, però. Oggi l'ho visto. Assegnato in mille. Fatto 30 secondi. 30 secondi, sì. Che all'Inter è vaginata. Te lo tolgo nel fantacalcio e segna subito. È vaginata, vaginata. Comunque, tornando agli Stocks, secondo me gli Atomic. Atomic Stocks stavolta è pari livello. Noi puntiamo a rincorrerci. Vabbè, ma oggi avete vinto, dai, siete saliti un po'. Noi puntiamo al nono posto. Loro con Boateng, hai visto Boateng? Cioè, lucido. Raramente. È lui, lui è un fantastico. Oggi io oggi sono andato dai Babel e ho detto, ma come fai a togliermi il giocatore? Ma stanno scherzando. Però oggi solo doppiette. Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Se avessi segnato Sorcia alla fine, avremmo fatto due triplette e lo scarto di 5 gol. Non ti abbai seguito. Peccato. Però diciamo, con le triplette si fanno i bomb. Io ci ci voglio bene, ma non culo rotto. Cioè, segnano da tutte le posizioni. No, anche perché i Bulla Boys non hanno giocato male. Anzi, c'è stato un momento in cui potevano passare avanti loro, 3-2. Devo dire che il tacco di Pizzuto un po' mi ha fatto godere. Beh, 2-2 è stato bello. Poi stile di Giovanni, il tacco. Tacco, minchia, i cavigli rotti, no tacco. Non hai idea, lui, non è che... Non glielo puoi insegnare. Vabbè. C'è uno che ha molta meno idea di me. Ormai io. Denuncia questo caso. Ciccio. Prossimo turno, all-in Stocks. Stocks all-in. Sarà la partita. Lui dura. È peggio di quello. Certo. No, vabbè, noi. No, perché oggi ho giocato a Merletta. Si porta a Merletta. Oggi ho giocato con uno stiramento. Merletta è venuta a sorpresa. Per fortuna. Quanti erano? 8? 8 con Merletta. 8 con Merletta. Quindi, cioè, io ho giocato 5 minuti, però. Merletta atti 4. Oggi proprio no. Ho giocato con gli over the top. Insomma, dice sempre cazzo. Con contro Cocilovo. Pallone d'oro. Insomma, fermare Cocilovo. Non è facile. Non è affatto facile. E niente. Come accade? Accade vice. Che dopo. Oggi c'è il duello a Cardi. Oggi non, lui è convinto che lui fa le tattiche. Però gli ha messo 7 e mezzo l'altra volta. 7 e mezzo gli ho messo. No, io ho sbagliato a digitare. Infatti io volevo dire che io ho messo 2 e mezzo. E ho sbagliato a digitare, ho messo 2 e mezzo all'HD. Però così me lo fai illudere, perché poi quel ragazzo dice pizza vinco perché. E tu non vuoi mettere sti voti a lui. Ho capito, però vabbè. Stava perché... male Gianmarco oggi. Oggi si è preso i meriti della vittoria. Allora, non ha fatto niente. Dice che ha indovinato tutte le posizioni. Praticamente entravano i giocatori e segnavano. Quindi lui cosa faceva? Non si è capito. Tanto lui, ripeto, io lo dico sempre, lui deve ringraziare quei pochi insegnanti. Io non ho idea. Quei pochi insegnanti che io ho dato. Però anche Gianmi gli ha insegnato qualcosa a lui. Due autogol con gli Space Jam. Ricordiamo. Ho fatto poker lui. Due nella mia porta, due nell'altra porta. Sono il miglior marcatore contro gli Space Jam. Mac con la Dimette Galattico solo lo possiamo dire, assegnato a tutte le squadre dell'Inter. Complimenti a Namek, io ho sempre creduto in lui, lui lo sa, no, vero, lui lo sa. Allora, Pellegrino è la persona più falsa dell'Inter. È vero, io a Namek e lui lo sa, io ho detto, secondo me risolverai qualche partita prima o poi tu. E oggi c'è riuscito. Cioè, avete vinto 5 ore, ha fatto 3 gol. Dice Pellegrino è quello che non pensa. Non è vero. Tanto lui sa benissimo che loro andando in Serie A diretti, perché con Boateng lui non hanno più come perdere una partita. È con Navore che segna la linea di fondo, dimmi tu. Prossimo turno, ho detto Stoxolin, tra l'altro Granero a Cardico versus questo duello. Ma infatti non è un duello, il duello è Granero Pellegrino. No, vabbè, a Cardico farei la panchina, cioè panchina fissa a Cardico, non ci sono sti tribuni. Io sarei tribuno. Noi ricordiamo sempre che una volta non è venuto a Cardiff, finita 7-0. Dico, poi abbiamo preso sempre un sacco di gol in tutto il campionato. E poi comunque, cioè, incredibilmente nel derby con Cardiff hanno vinto. Cioè, è una cosa incredibile. Incredibile. Si può vincere. Ora ci penso, ma.
Derby che non vince. Però da tanto che non perdono questi Stocks. Ma sei partito. Abbiamo forse la striscia positiva migliore della Serie B. Perché i canali. Giovanni se ne va. Ma infatti io sono una linea che a me sembra la linea. Va bene, va bene. Chiudiamola qua allora. No! Come? No, non voglio chiudere. Raccontaci. Raccontaci. Qua devono chiudere però. No, devono chiudere. Cioè, allora se ci sta. Secondo me non vuole chiudere perché. Dai, diglielo, diglielo. No, lo so. Secondo me perché sente freddo, quindi aspetta, lo copriamo un po'. Si vede che la vicenza è con Accardi questa. Allora facciamo così, così si riscalda un poco. Salutiamo Mirko, poi lo portiamo anche per te una bella coperta, non c'è problema. Pesante. Levo solo a fine campionato. Sì, sì, infatti con i conti si fanno sempre alla fine. È una copettina. No, non c'è. Ho già botto un Bad Boys. Oggi ci coprivamo noi prima dei Bulla Boys. Questo io glielo ho fatto. Comunque è un buffone. Io Merletta non lo faccio giocare. Io Merletta ha più presenza di me. Ha più presenza di me. A momenti più da carne, se continua a farsi ammonire, spellere. Hai fatto ammonire? No, oggi no, ma ce l'ha quasi. Vabbè. Oggi ne hai avuto a che fare. Perché mi ha ammonito. Onoro, eccetera, giovane, vabbè, alla prossima, ragazzi. Ciao.